Salve a tutti! In questo video andremo a vedere come si fa l'output di caratteri su un file, quindi andremo a vedere come scrivere un qualcosa su un file. Qualche video fa abbiamo visto invece come leggere dei dati da un file. In questo video facciamo l'esatto contrario. Quindi apriamo il nostro CodeBlocks, creiamo un nuovo progetto, una console application come sempre, e la chiamiamo Pino. Ok. Una volta che CodeBlocks ha creato il nostro progetto, andiamo nel nostro editor, togliamo questa cout che non serve a niente e andiamo subito ad includere qui sopra una nuova libreria. Questa libreria è la fstream. In particolare, cos'ha questa fstream? Contiene praticamente delle istruzioni, appunto, che servono a leggere o a scrivere dei flussi di dati. È una libreria che fa delle cose molto simili a quella che usavamo per la lettura dei file, solo che questa qui è usata principalmente in C++, quindi dato che noi facciamo C++ e non C, ci conviene usarla. Benissimo, andiamo nel main e semplicemente che dobbiamo fare? Facciamo un OFStream. Un OFStream è un flusso, cioè noi con questo OFStream noi stiamo dichiarando un flusso di dati. E nel nostro caso dobbiamo specificare questo flusso di dati dove deve andare a finire e in che modalità, perché potrebbe essere in modalità lettura, modalità scrittura, apertura, cose del genere. Questo fstream ha bisogno di un nome, io lo chiamo f, così. Dopodiché si aprono le parentesi e si indica il percorso del nostro file. Io voglio andare a creare un file nella mia cartella, anzi nella mia directory D. Precisamente lo voglio chiamare, vediamo un po', fatemi trovare un nome, provola, va bene, chiamiamo provola perché non mi viene altro in mente, .txt perché sarà un file di testo. Dopo questo primo parametro poi ci va una virgola e qui va specificata la modalità in cui apriamo il nostro file, quindi può essere apertura, scrittura, come vi ho detto prima. Questa modalità però ha una sintassi particolare. Infatti, noi dobbiamo scrivere, se per esempio vogliamo aprire il nostro file in modo da poterlo scrivere, la sintassi è questa: iOS, due punti un'altra volta, out. Praticamente, questa qui è la sintassi che viene utilizzata molto spesso nella programmazione ad oggetti in C++, e appunto è una cosa che il C non ha, quindi è una cosa molto particolare del C++. E questo iOS qui con i due punti. Questo out invece è la modalità diciamo del nostro file in cui stiamo andando ad operare sul nostro file. In questo caso out sta per output. Se avessi voluto fare un input, quindi se avessi voluto leggere dal nostro file, avrei dovuto mettere in. Non cambia assolutamente niente. Ok, punto e virgola. A questo punto andiamo a vedere se per caso ci sono problemi nell'apertura del nostro file. L'abbiamo fatto per la lettura, per la scrittura è un po' diverso. Ci vuole un if, punto esclamativo, e poi il nome che abbiamo dato qui, diciamo, al nostro OFStream, quindi F. Dopodiché andiamo a capo, apriamo le nostre parentesi. E cosa significa questo if? Questo if dice se ci sono stati problemi nella lettura del file, quindi se questa F non è buona, non va bene, infatti il punto esclamativo è una negazione in linguaggio informatico. Allora cosa devo fare? Diciamo intanto che c'è stato un errore, quindi cout errore nella scrittura del file. Ok, punto e virgola. Dopodiché usciamo, terminiamo il nostro programma in anticipo e gli facciamo tornare come valore l'1. Quindi con questa istruzione il nostro programma termina. Perché il nostro main restituisce subito un valore, quindi facendo ritornare subito questo valore, la diciamo, funzione del main è completata. Parleremo meglio delle funzioni nei prossimi video perché appunto le andremo a vedere. Ora vi basti sapere che il main è appunto una funzione, la funzione principale del nostro programma e quando restituisce un valore termina. In questo caso noi le facciamo restituire il valore 1, così terminiamo il programma, dato che c'è stato un errore. Se invece non ci sono errori,
non c'è bisogno neanche di scrivere un else, ma continuiamo direttamente con il nostro codice. Gli diciamo che nella nostra f ci dovrà andare la frase viva Pino. Ok. E magari un'andata a capo. Perfetto. A questo punto dobbiamo ricordarci di chiudere il flusso di scrittura, quindi facciamo un f.close. In questo modo lasciamo il nostro file libero ad altri programmi, perché potrebbero aver bisogno di scriverlo altri programmi, e diciamo che è andato tutto bene. Quindi facciamo un'altra cout, diciamo scrittura completata con successo. Punto e virgola. Qui ci mettiamo una O che l'ho dimenticata. Salviamo il nostro codice, quindi file, save all files, e andiamolo a provare. Allora io vi apro la mia cartella, la mia D, un attimo che ve la rimpicciolisco. Aspettate, ok. Allora, la mia cartella D è tutta questa. Quindi ci sono dei file di testo, però non ce n'è nessuno che si chiama Provola. Quindi il nostro programma dovrebbe crearmi, dato che è la prima volta che stiamo andando in un flusso di scrittura, dovrebbe crearmi il file. Vediamo se è così. Quindi avviamo il programmino, premiamo F9, clicchiamo su questo pulsantino qui e vediamo che succede. Allora lui ci dice scrittura completata con successo, quindi in teoria è andato tutto bene. Vediamo. Se è così, io vado ad aprire la cartella e infatti qui sotto è spuntato un altro file, il file Provola. Lo vado ad aprire e dentro c'è scritto Viva Pino. Perfetto, questa qui è la modalità di scrittura principale. Quindi avete visto che se il file non esiste, questa modalità oltre a scriverlo semplicemente lo crea. Quindi lui che fa? Controlla se il file esiste, bene, ci vado direttamente a scrivere. Se non esiste, lo creo in questo percorso qui, con questa estensione, e ci vado a scrivere poi dentro, tranquillamente. Quindi, questa qui era la modalità di scrittura, diciamo, normale. Questa modalità però ha una pecca. Se io adesso vado ad eseguire il programma, chiudendo prima il mio Provola, perché sennò ci sono problemi, e qui ci scrivo Forza Italia. Forza Italia, vabbè. Se ci scrivo Forza Italia e riavvio il programma, in teoria dovrebbe cancellare il file vecchio e crearne uno nuovo con scritto dentro Forza Italia. Quindi lui mi dice che la scrittura è stata fatta con successo. Torniamo nella mia cartella, riavviamo Provola e infatti lui stavolta mi dice Forza Italia. Ma se io adesso ho bisogno di aggiungere altro testo, che succede? Che ogni volta devo starmi a creare un file nuovo? Ma no, ovviamente c'è una funzione che ci permette di, anzi, non una funzione, una modalità di scrittura che ci permette di andare ad aggiungere, o meglio ad appendere, del contenuto a un nostro file già esistente. Quindi ci basta andare qui a ios://out e sostituire questo out con un bel app, che sta appunto per append, cioè appendi. Ok, quindi se io adesso, magari invece di Forza Italia, ci scrivo ciao a tutti, e vado ad eseguire il programma. Lui non solo mi dovrebbe dare il file vecchio con Forza Italia, ma dovrebbe dirmi anche ciao a tutti. Quindi premo F9, scrittura completata con successo. Premiamo un tasto, torniamo nella D, qua c'è il file Provola, io lo avvio e vedete lui mi dice Forza Italia e ciao a tutti. Quindi questa qui è un'istruzione che può esservi molto utile, vi ripeto, perché chiunque ha bisogno di aprire, leggere e scrivere file, ovviamente, è una cosa che fanno tutti. Quindi se volete creare un programmino che vi aiuti a scrivere qualcosa su un file, queste istruzioni potrebbero esservi utili. Per le istruzioni di lettura potete usare quelle che abbiamo già visto tranquillamente. Non ci sono problemi, non si danno fastidio a vicenda. L'importante è che vi ricordate sempre di chiudere i flussi una volta che li avete aperti. Quindi questo qui è un flusso di scrittura, ricordatevi di chiuderlo quando appunto lo usate. E stessa cosa per il flusso di lettura, quando lo andate ad usare. Benissimo, direi che per questo video è tutto. Se avete problemi soprattutto con questa parte qui, con l'iOS 2.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 2
qualche cosa, avvisatemi nei commenti, magari o con un messaggio privato, perché sono qui a vostra disposizione. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!